Ciao, sono Luca e in questo video vediamo una scheda per aumentare la massa muscolare di schiena e bicipiti a casa in poco spazio con una panca e due manubri, come sempre per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare, volendo evitando a parte un ciclo di forza muscolare che in molti casi potrebbe risultare non particolarmente piacevole e sostenibile. Semplicemente migliorerai la forza indirettamente aumentando i carichi del 5% ogni 2 settimane, sempre con l'ascolto di te in termini di connessionamento muscolo e con spolezza muscolare al primo posto. Allenare schiena e bicipiti insieme rientra nella divisione dei muscoli chiamata push-pull legs. In questo caso fareste nel giorno 1 petto e tricipiti, nel giorno 2 schiena e bicipiti e nel giorno 3 gambe e spalle. Dopodiché, se riesci a puntare una multifrequenza, ripeterai giovedì petto e tricipiti e venerdì schiena e bicipiti. Eseguirai 6 esercizi, poi come sempre il tutto deve essere personalizzato, iniziando con un 3x12, quindi 3 serie da 12 ripetizioni in tutti gli esercizi, con delle pause brevi, attive, consapevoli, non oltre i 30 secondi, pause nelle quali allunghi e contrai i muscoli per sentire come stanno lavorando. Per quanto riguarda la panca, non commettere l'errore di pensare di non avere abbastanza spazio, perché in realtà quando ti alleni occupi sempre lo stesso spazio, che tu sia a terra, in piedi oppure sulla panca, con la differenza che la panca ti permette di rendere alcuni esercizi più facilmente eseguibili, soprattutto se parti da zero. Iniziamo con la schiena, con le croci inverse con manubri, ottime per allenare la cuffia dei rotatori, cioè la parte alta della schiena a livello muscolare. Puoi eseguirle in piedi oppure sulla panca con lo schienale inclinato a 30 gradi. Se sei in piedi hai le gambe leggermente piegate, con la schiena che mantiene le curve fisiologiche, con le scapole il più possibile addotte e depresse, poi si muoveranno però tenderanno verso una posizione di adduzione e depressione, la zona lombare non deve intervenire in maniera importante e il core in termini di zona centrale del corpo a livello muscolare sarà contratto per stabilizzare al meglio. Esegui il tutto in maniera ampia, lenta e controllata, enfatizzando l'extra rotazione, in questo modo sentendo al meglio la contrazione e il pompaggio della parte alta della schiena. Puoi quindi eseguire un rematore con manubri, ancora una volta che sia in piedi piuttosto che sulla panca. In questo caso alleni in particolar modo i dorsali, sempre con un movimento ampio, lento e controllato, mani, polsi e avambracci sono il più possibile in linea, con i gomiti mantenuti vicino al corpo. Assicurati che i gomiti si muovono in particolar modo all'indietro e non tanto verso l'alto, così da enfatizzare al meglio la contrazione dei dorsali stessi. E infine, come terzo esercizio per la schiena, puoi eseguire un'extra rotazione, ancora una volta che sia in piedi oppure sulla panca, con un manubrio o con due manubri, sempre per allenare in particolar modo la cuffia dei rotatori, cioè la parte alta della schiena. Esegui entrambe le fasi in maniera ampia, lenta e controllata, enfatizzando la contrazione nella fase concentrica, per poi resistere al meglio nella fase eccentrica, fase nella quale andrai a massimizzare anche il tempo sotto tensione. Passiamo quindi ai bicipiti. In questo caso puoi eseguire il classico curl con manubri, ancora una volta che sia in piedi piuttosto che sulla panca. Se sei in piedi hai le gambe leggermente piegate, la schiena che mantiene le curve, scapole addotte e depresse e il core contratto. Mantieni i gomiti vicino al corpo e oltre alla flessione delle braccia enfatizza anche la supinazione degli avambracci, ossia la rotazione di mani, polsi e avambracci, in questo modo sentendo al meglio la contrazione dei bicipiti stessi. La presa a livello delle mani non deve essere troppo stretta per evitare che gli avambracci possano intervenire in maniera troppo importante a livello muscolare, e ancora una volta mani, polsi e avambracci sono il più possibile in linea. Quindi puoi eseguire un prisoner curl, un braccio alla volta con il gomito appoggiato, in questo modo eviti del tutto il cheating, ossia il fatto di coinvolgere in maniera non corretta altri gruppi muscolari. Ancora una volta enfatizza non soltanto la flessione delle braccia ma anche la supinazione degli avambracci, sentendo al meglio la contrazione dei bicipiti stessi. E infine, per cambiare un po' le cose rispetto al solito, puoi eseguire uno smash curl. In questo caso il manubrio è appoggiato, le mani aperte, eviti quindi del tutto che gli avambracci possano intervenire in maniera troppo importante a livello muscolare. Mi raccomando, enfatizza entrambe le fasi sentendo al meglio la contrazione dei bicipiti stessi. Questa quindi è la scheda che puoi tranquillamente provare anche a casa. Mi raccomando, assicurati di personalizzartela per i migliori risultati. Ti rimando anche alle altre giornate, giorno 1 petto e tricipiti e giorno 3 gambe e spalle. Dopodiché puoi allenarti alla grande anche a casa in poco spazio. Ti rimando anche al mio paradigma dell'autoconsapevolezza e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!